Presidente Gravina, in Abruzzo l'Abruzzo non è mai per lei una terra come tutte le altre. Beh no, l'Abruzzo è casa mia, l'Abruzzo è una terra che ti accoglie, ti strega ed è una regione che ha una capacità straordinaria nel saperti accogliere nel momento giusto, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, ha sempre dimostrato grande sensibilità, quindi per me tornare in Abruzzo, come faccio spesso, è come tornare veramente a casa. Beh, il calcio vive un momento di difficoltà, ma questo non è in Abruzzo, lo vive a livello nazionale e in maniera trasversale. Tutta l'economia del nostro paese, come ben sapete, che vive momenti di grande difficoltà. Pescara è in continuità. Aver già avuto la possibilità di vivere tantissimi anni nella sua capacità di difendere la sua esistenza nel mondo professionistico, credo che sia già un grandissimo successo. Certo, ci sono delle difficoltà, come giustamente hai evidenziato tu. Io credo che il mondo del calcio ha bisogno di un momento di riflessione, di riforma, di proiezione verso un futuro evolutivo, positivo, che consenta a tutti di ritrovare una maggiore sostenibilità. Ecco Presidente, a proposito di Teramo, domanda che si dice manchi dell'indice di liquidità, che poi è stata anche una vostra battaglia contro la Lega di Serie A. Secondo lei che margini potrebbero esserci per la società biancorossa? No, questo dipende dalla valutazione della Covisoc, quindi se è un problema di liquidità, se è un problema fiscale, se ci sono altri problemi, non spetta a me fare valutazioni di questo tipo. Abbiamo una commissione di vigilanza, io mi rimetto alla loro valutazione, poi sarà il Consiglio federale nel valutare l'8 di luglio quelle che sono le condizioni delle valutazioni che appunto farà la Covisoc, quindi non oggi dire manca un elemento rispetto ad un altro non spetta a me, io ho un altro ruolo. L'ultimissima, oggi c'è stato il sorteggio dei calendari, questa pausa lunga per il Mondiale degli altri, quanto la ferisce ancora un po'? No, il Mondiale non è il Mondiale degli altri, il Mondiale è il Mondiale del calcio. Mi dispiace non aver potuto regalare agli italiani un altro momento di grande aggregazione, di grande orgoglio, di grande gioia. Sono il primo ad esserne mortificato e addolorato, però non buttiamo via tutto quello che è stato fatto fino a questo momento. Capisco l'amarezza, capisco tutto quello che si può vivere in un momento in cui manca la partecipazione ad una competizione così importante. Ci stiamo lavorando, stiamo andando avanti, c'è molto da fare, vi garantisco che c'è molto da fare, però lo faremo nelle migliori condizioni possibili per offrire ai nostri tifosi, offrire a tutti gli italiani un altro momento di grande gioia, così come abbiamo fatto nel luglio 2021.